Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi il video haul attesissimo, perché in questi ultimi giorni, 2-3 settimane, ho fatto un po' di shopping in attesa della primavera. Voi considerate che io, applicando il metodo della capsule wardrobe, compro pochissimo e non compro a inizio stagione, dopodiché organizzo il mio guardaroba e basta. E infatti era da un sacco che non andavo per negozi a comprare niente, che non mi piaceva nulla, perché poi comunque, se non sapete che cos'è la capsule wardrobe, prima che mi dilungo adesso a parlare, dando per scontato che voi lo sappiate, vi lascio linkato giù nell'info box tutti i miei video in cui ne ho parlato e come ho organizzato il cambio di stagione, eccetera eccetera. Questo sarà semplicemente un haul preparatorio, dato che sono rimasta praticamente senza quasi nulla di primaverile estivo, perché l'anno scorso ho tolto tutte le cose che non avevo utilizzato, quest'anno devo comprarmi di nuovo, perché cioè, sono rimasta veramente a secco, e l'anno prossimo in autunno-inverno capiterà lo stesso, perché adesso darò via un sacco di cose. Comunque, bando alle ciance, abbiamo beauty, accessori, scarpe, abiti, vestiti. Partiamo dal beauty. La prima cosa beauty che vi faccio vedere è il mio mio giro pit-stop da OVS. Ero andata da OVS in realtà perché cercavo un pigiama che non ho trovato, però ho detto vabbè, avevano un reparto ben fornito, è difficile trovare gli OVS con i reparti ben forniti beauty, e quindi ho detto fammi un po' vedere se ci sono due o tre cosine che voglio riprendere, e così è stato. Allora, prima cosa, vado veloce perché sennò non vi dico i prezzi di questi perché non mi ricordo, tra l'altro avevo tenuto lo scontrino e poi oggi ho visto cosa costa la cartaccia e l'ho buttato, quindi non ho più lo scontrino, perfetto. Patch contorno occhi della Beauty Pro, ve ne ho già parlato, sono i miei patch contorno occhi low cost preferiti. È una confezione, contiene tre cerotti, cioè scusate, tre applicazioni, sì, tre paia di cerotti, e quindi che dovrebbero costare sui 4 euro, sui 3 euro e qualcosa. Questi qui azzurri sono i miei Eye Therapy with Collagen and Green Tea Under Eye Patch preferiti. Poi ho comprato tutti i patch contorno occhi. Ho preso questi qui che sono della Sugu Beauty, sono degli Awakening Under Eye Mask con ginseng ed eucalipto. Ce n'è un paio solo dentro e sono i gel, quindi sono quelli effetto fresco, non sono quelli in tessuto. E devo dire la verità, mi piaceva il packaging e quindi l'ho preso. Questi costavano un po' di più, cioè paragonati ai Beauty Pro, questi costavano un patch solo tipo sui 4 euro. Poi ho preso questo, che sembra carinissimo, in realtà io pensavo che fossero dei cerotti, sempre patch contorno occhi a forma di panda da mettere su tutto l'occhio. No, poi sono venuta a casa, li ho aperti, ho capito che avevo comprato, cioè, un'altra cosa. Sono praticamente dei cuscinetti di gel, vedete? Così, vanno messi in frigo durante la notte, la mattina dopo li utilizzate, li dovete tenere, dovete stare disteso, ho letto le istruzioni in inglese quindi sono pronta a tradurre, dovete stare distese, appiccicarveli qua, dopodiché li risciacquate per 5 minuti, dovete tenerli, cioè risciacquate perché poi li pulite, li rimettete in frigo, ve li tenete da qualche parte, secondo me finiranno in frigo per tutta l'estate, perché a questo punto li userò proprio così per svegliarmi. Poi, questi li ho fatti già stamattina e sono di Spa by Mask Bar e sono sempre dei patch contorno occhi per minimizzare le borse, le occhiaie, questo, base di collagene, fitocollagene scusate, contiene ogni di semi di girasole, fitocollagene, vitamina A e C ed E. Ci sono 5 bustine, queste sono a bustine, ve li faccio vedere perché tanto li ho già aperti. Ogni bustina ha due cerottini ovviamente e li ho tenuti una ventina di minuti. Sono belli perché sono molto rinfrescanti, mi hanno rilassato molto la zona del contorno occhi, perché stamattina ero un po', avevo un po' di borse, quindi ho detto vabbè, me li faccio, e mi sono piaciuti. Gli altri vi farò sapere. Invece poi, un'altra maschera, vi faccio vedere questa. Avevano questa sezione con delle collagene facial mask, è quella che ho preso io al collagene, altrimenti c'erano altre mini porzioni di maschere viso di tutti i tipi. È sempre un brand cinese,
Questa è quella idratante, viene 3,90 €, caretta, perché comunque c'è una sola applicazione, sono 10 ml. Non so la marca, è questo ideogramma qui. L'ultima cosa, ho sbagliato questa a farvela, a prenderla, cioè, sapete che sono alla ricerca del contorno occhi, infatti oggi spero di prendermelo. E nel frattempo ero lì, c'erano tutte queste marche bio, molto molto naturali, ho visto dell'idea, bio, contorno occhi, borse, occhiaie, ho detto, ma dai che prendo questo, peli da giovani e mature, con melagrano. Che bello, che bello, che bello, che bello, che bello, che bello. Arrivo a casa, lo apro, faccio per vedere la texture, è colorato. Guardo, infatti c'è scritto beige natural. E l'ho provato stamattina, allora il colorato non capisco a cosa serva, perché comunque non va a minimizzare le occhiaie, non va a far sì che voi non applichiate poi sopra un correttore o comunque che vi trucchiate, quindi non ho capito perché lo dovevano fare colorato, secondo me lo facevano... bianco color crema era perfetto. L'ultima cosa, che è il rossetto che indosso, ed è, sono i rossetti della, credo, nuova linea, perché erano nel negozio al centro, c'era questo espositore pieno di colori, pieno di rossetti, tantissimi, e io ho preso uno dei soliti colori che già ho. Sono i Cream Full Lipstick, il mio colore è il 308, che ha un bellissimo rosa nude, un po', questo sembra, io lo vedo tanto forte, ma in realtà no, un po' alla snob di MAC, per farvi capire come colore. Quindi è un bel rosa, rosa rosa. E mi piacciono, mi piace, dura abbastanza, poi sono molto pigmentati, quindi anche se dopo un po' la cremosità va via, lascia comunque una traccia di colore sulle labbra, che è perfetto. Passiamo ora agli accessori. No ragazze, sono stata bravissima, perché ho tenuto tutti i cartellini di tutti i prezzi, anche delle cose che ho già messo, quindi vi posso dire tutto. Allora, iniziamo dagli occhiali da sole. Il primo paio di occhiali da sole che ho preso è questo qui, modello Ketai, che io sto usando tutti i giorni perché mi piace un sacco. Mi piace un sacco, e li ho trovati da Mango. Vengono 17,90 €, 18, comunque meno di 20 €, e sono bellissimi. Poi, per essere una lente cheap, quindi non una lente, quindi non polarizzate, non particolari, sono buone, mi piacciono, mi trovo molto bene. C'erano sia neri che rossi, mi sembra, rossi, forse rossi, comunque modello che mi piace molto. Un altro paio di occhiali da sole l'ho preso da Bershka, e in quei giorni in cui avevo la rosite, cioè praticamente compravo tutto rosa. Questi costano 9,99 €, anche Bershka ha tantissimi modellini di occhiali molto trendy, sul trend del periodo, e io ho preso questi che non lo so se metterò mai, eccoli qua. Non mi piace, cioè non mi piace come mi stanno, mi piace che siano rosa, però boh, forse li potrò mettere solo in spiaggia una volta, non lo so, non sono convinta affatto, però ormai li ho presi. Poi passiamo agli orecchini. Questi mi chiedete spessissimo dove li ho presi, perché li indosso magari ogni tanto su Instagram, e quindi mi dite, Fede, io ho un rivenditore cinese che, da cui prendo questi bigiotterie qui, che in realtà mi durano proprio il tempo di farmele piacere e poi non piacere più, e quindi prendo questi. Qui mi sono data i cerchi, non avevo mai usato cerchi. Non mi erano mai piaciuti i cerchi, li ho sempre trovati un po' non miei, non lo so, un po' anche pericolosi, perché ho sempre pensato, oddio, se si impigliano i capelli poi strappi, ti spacchi il lobo, vabbè. Quindi cosa ho fatto? Ho preso i cerchi, ho detto vabbè, per 3 € posso spenderli, quindi ho preso il cerchio grande, il cerchio più piccolo col doppio cerchio con dorato, quindi questi sono in argento e questi sono dorati. E poi gli ultimi che ho preso, che mi sono piaciuti un sacco, sono questi che hanno la stellina, quindi voi alla fine da davanti vedete il cerchio con la stellina, e anche questi mi piacciono moltissimo. Sempre in tema di orecchini, Zara, gli orecchini di Zara. Zara ha tirato fuori degli orecchini enormi e bellissimi. Il primo paio che ho acquistato è stato questo,
che anche questo avete visto e ce l'avevo nel video dei profumi, mi sembra, qualche video fa, e poi comunque vabbè lo metto tutti, cioè lo metto molto spesso, ed è questo che viene 15,95, sì, ed è appunto un fiore rosa con tutte dei pompon rossi, e questo contrasto rosa rosso a me piace moltissimo. Tra l'altro sono, mi avete chiesto se sono, allora hanno la chiusura col buco e poi una doppia clip, diciamo, di sicurezza. Sono comodissimi, a me piacciono le chiusure così, me li sento molto sicuri e sono leggeri. Mentre l'altro paio che ho preso è questo, che non so, mi sono accorta oggi di aver rotto, ed è questo qui, sempre stessa chiusura, colore diverso perché qua abbiamo dei colori un po' più quasi afro, sempre il fiore di stoffa e poi il codino della tenda nero. Mi piacciono molto anche questi costavano un po' di meno, venivano 12,95 euro. Anche questi li ho già indossati, mi piacciono. Questi, a differenza di questi rosa, di quelli rosa, sono più pesantini, però si può fare. Poi ultimo accessorio gioielloso, sono stata da Mango quando ho preso gli occhiali, sì, e mi sono innamorata di questa collana qui, tanto ve la farò vedere da vicino. E questa collana fa un po' stile Misoma così, e questa, vediamo se così la vedete meglio, perfetto, vedete il medaglione, viene 15,99 euro ed è una doppia collana unita, quindi non si può staccare, cioè le dovete indossare tutte e due insieme, ed è appunto regolabile con le varie lunghezze. Mi piace un sacco perché sembra un oro antichizzato e mi piace tantissimo, molto molto felice. Poi sempre nel periodo rosa, da Zara ho comprato il giorno che ho, guardate che cosa mi ero immaginata, allora il giorno che ho preso questi orecchini ho preso anche i calzini uguali, perché ho detto jeans è il calzino che esce fuori dal jeans con l'orecchino, la morte sua. Questi venivano 7,95 euro, sono due calzini rosa con le righine rosse e rosso e basta. Cioè quello rosso è semplice, eccolo qua. Allora, sconsiglio per l'acquisto, lasciate perdere, perché io dopo che li avevo indossati, li avrò messi credo tre ore in tutto, in un giorno in cui non faceva neanche caldo, io mi sentivo i piedi andare a fuoco, quindi no. Sono carini appunto da fare un po' un gioco così, se volete indossarli col jeans, farli uscire fuori, però no, preferisco altri calzini. Poi sempre in quello giorno della rosette, a 5 euro in saldo ho preso questa cuffietta di H&M rosa antica, ancora non l'ho messa, con la scritta Adore You. Oh, ancora non l'ho messa, però appunto anche per l'anno prossimo sarà perfetta. E sempre quel giorno ho preso da fare l'abbinata, eccoci qua, la borsa, e questa dovrebbe costare 12,99 euro, comunque 12-13 euro, molto low cost, tanto costa ragazze, tanto vale, che è una tracollina sempre rosa con una mono apertura, questa qua, però non me la caricate tanto, perché io l'ho caricata tanto, la prima volta che l'ho messa, solo due volte, l'ho messa e mi si è staccata la catena, vabbè ero in macchina, quindi ok, però non ha una qualità eccellente. Comunque, Chiabì ci sono stata finalmente, perché era un negozio nel quale volevo andare da tantissimo tempo. Io ne ho uno vicino a casa mia che è alla Romanina, che però non mi piace. Poi ce n'è uno qua vicino a Parco Leonardo che è molto più bello. Se voi state cercando un Chiabì dove andare, andate a quello a Parco Leonardo, perché io a quella alla Romanina non ci capisco niente, sono entrata un sacco di volte e sono uscita sempre a mani vuote, perché è confusionario, non lo so,
disposto, non mi fa capire niente, non vedo l'ora di, cioè entro e non vedo l'ora di uscire, quindi voglia di colori chiari, brillanti, basta grigio, basta neri, e partiamo dalle scarpe. Ho preso queste. Allora, questa credo che sia il modello di scarpa mio preferito per la primavera, estate. Mi piacciono molto questo genere di calzatura, quindi il sabò chiuso però con il tallone fuori e a punta. Ne ho già un altro paio che vi è sempre piaciuto un sacco quando me l'avete visto su Instagram, che è quello a righe blu e rosse. E ricordatevi questa cosa perché poi vi faccio vedere un'altra cosa che ho preso da abbinare a quelle. E le ho prese gialle. Tra l'altro io ho preso il 39. Io sono sempre un... Allora, il mio numero perfetto è 38 e mezzo. Poi a seconda di come calzano i vari brand prendo 38 o 39. Qua il 39 era giusto. E costano solo 6 euro. Cioè 6 euro. Quindi io me ne andrò a comprarli tutti i colori. C'erano anche dei mocassini carini. Infatti no, vabbè, devo tornarci. Ok, adesso prepariamoci perché ho una serie, una pila, cioè, di cose da farvi vedere. E iniziamo da Zara. A 12,95 euro nella taglia L ho preso questo abito molto basic della linea Trafalac, o Trafaluk, che io chiamo Trafalgar, quindi quella linea lì, che è appunto questo abito semplicissimo, un po' felpatino ma non troppo, cioè io l'ho messo già adesso con una calza nera, un tronchetto, e sono stata bene, andavo comunque in un posto chiuso e quindi la mezza la manica fino al gomito ci poteva stare. È il classico abito a sacco, molto ampio, comodo. Io ho fatto bene a prendere la L, ero indecisa se prendere la M o la L. Però la L era più lunga e quindi a me le cose corte non piacciono, quindi io devo avere sempre quel palmo, no, quelle tre dita sopra il ginocchio, perché quella è la mia misura di lunghezza, le altre non mi piacciono, mi sento scomoda e poi non me le metto. Quindi, come vi dicevo prima, per quanto riguardava le scarpe, quelle scarpe rosse e nere che avevo, no, rosse e blu che ho a sabò, sempre uguali a quelle già le di chiavi che vi ho fatto vedere adesso, H&M, su quelle scarpe sono di H&M. H&M ha fatto quest'anno, cioè tipo 3 anni dopo l'acquisto di quelle scarpe, la maglia da abbinarci, quindi l'ho presa. Viene 9,99 euro della linea Basic, ho preso la M, ed è la classica maglia girocollo, manica lunga, un po' svasata, quindi non è la classica la classica maglia stretta. Io l'ho presa un po' morbida, comunque la L è la mia taglia, quindi cade già lei così, non ho preso una taglia in più. È proprio carina, scampanata, un bel tessuto super leggero, mi sembra anche molto fresco, e l'ho presa appunto da abbinare a un jeans e a quelle scarpe. Poi non so cosa mi è successo, tipo mi sono riempita di t-shirt bianche con delle scritte, mi piacciono proprio, cioè io ogni volta che entro in un negozio ne comprerei una, ma mi limito, quindi ho preso solo questa da Bershka perché costava 4,99 euro, cioè potevo prendere l'ennesima t-shirt, potevo non prendere l'ennesima t-shirt bianca a 5 euro, bellissima, stupenda, no. Quindi Bershka taglia L, non l'ho ancora provata, l'ho comprata proprio sulla fiducia, però l'ho vista, più o meno dovrebbe andare bene. È una t-shirt semplicissima, giramanica, girocollo, manica corta con la scritta millennial, perché sì, siamo millennial, quindi mi piaceva molto. Poi questo modo di scrivere con questa scritta evidenziata ricorda molto il font che c'è su Instagram, nelle Instagram Stories, e quindi mi piaceva un sacco. E sempre maglia, il cotone è un cotone un po' spessino, questa qui invece che ho preso da Max Factory, che è un, appunto quel negozio che vi faccio vedere spesso, che ha molto basic, ma è uno stile cinesata unica, però ha molto basic.
E anche d'inverno mi sono trovata bene ad acquistare sempre questi maglioncini morbidi, comodi, tinta unita, lunghi giusto, non crop top, perché d'inverno fa freddo, quindi mi sono trovata bene. E in uno dei miei giri a 9,99 euro ho portato via questa, la maglia con le tette. No, che don, io vi giuro, non vedo l'ora di mettermi, perché mi fa troppo ridere. Questa ho già pensato di sdrammatizzarla magari con un pantalone nero un po' più elegantino, a vita alta, magari di mettercela dentro con una bella giacca sopra. Cioè, questa la voglio sdrammatizzare così. E niente, t-shirt semplicissima, molto molto carina. Tornando a Chiabì, non ve l'ho divisa per marca, avrei potuto farlo, però vabbè, saltiamo di negozio in negozio. Tornando a Chiabì, 15 euro taglia M, una cosa che quando ho visto ho detto no, vabbè, la devo prendere assolutamente, la voglio. E l'ho presa, l'ennesima felpina barra maglioncino per la primavera, un po' più leggerino, a righe. Però invece di prenderla a righe bianche, blu o bianche e nere come tutte le altre, ho presa bianca e rossa. Ed è questa, giro collo, manica lunga con polsino, e sul fondo ha l'elastico, quindi resta un po' più rimborsata. Ma la cosa particolare sono questi dettagli sulla spalla, cioè se non è tenera, è tenera, ecco qua, mi piace un sacco. E 15 euro, tra l'altro il tessuto è molto molto morbido e molto buono. Poi qua vado veloce perché ormai l'avete già visto, però l'avevo preso, avevo iniziato a fare la pila di cose da mostrarvi in questo video, quindi ve lo faccio vedere. Questo maglione, che adesso tra l'altro è in saldo da H&M, costa tipo 10 euro, ed è questo qui. Io l'ho preso perché intanto è super morbido, morbido anche di ampiezza, cioè vedete io come li porto, io i maglioni li porto proprio così, comodi. E poi aveva tutta questa serie di colori pastellosi, tra cui c'è questo bellissimo rosa, il grigio pigiamino che è uno dei miei colori preferiti, c'è il verde baby e il rosa, sempre rosa, poi il giallo e il cammello, ed è bellissimo. Cioè è un maglioncino molto molto carino, mi piace un sacco, e sta anche molto bene indossato, cioè è molto comodo, molto, mi piace molto. E quando l'ho comprato io l'ho pagato, mi sembra, se non 14,90 euro, 19,90 euro, comunque quello è il prezzo. Poi sempre in saldo, no, non in saldo perché l'ho pagata, no ragazzi, non è possibile che l'abbia pagata così, era in saldo, forse mi sono persa cartellino. Comunque a prezzo pieno era 24,90 euro a prezzo pieno, 7 euro in saldo. Ed ho preso questo da linea Divided di H&M taglia M, ed è questo maglioncino qui, vedete, beige con questi dettagli qui sul davanti, che appunto voi andate a chiudere, che almeno io chiudo, ecco qua. Non da indossare senza niente, almeno nel mio caso io metto sempre una t-shirt bianca o una canotta, comunque qualcosa che copra, perché sennò si vede tutto. Comunque è molto carino, l'avevo pagato appunto 7 euro, 7 euro, sì. L'ultima maglia viene da Mango, presa quando ho preso la collana e gli occhiali da sole, taglia L, 19,99 euro, quindi 20 euro. È un modello molto basic ed è questa qui, è un bel verde smeraldo, proprio il classico verde smeraldo, e semplicissima, con la particolarità appunto di avere sulle maniche questi frufru, cioè le maniche un po' a frufru così, vedete? Ecco, questo è appunto il dettaglio di questa maglia che mi è piaciuta molto. Ho preso una L perché veste poco. Non so se sia Mango a vestire così poco in generale sulle maglie, però la M era veramente strettissima e corta, e la L è giusta, ma comunque non è lunga come vorrei io, quindi credo che sia proprio un problema di lunghezze. Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati ai pantaloni, voi non avete idea di quante interruzioni ci sono state in questo video che mi stavano esaurendo. Allora, tre pantaloni che sono poi tre jeans, uno blu scuro, uno mid blu,
e uno nero. Partiamo dal nero, 19,99 euro, taglia 42, la più grande, ed è tipo un miracolo che io sia riuscita a comprare un pantalone da Bershka, perché i pantaloni di Bershka a me non hanno mai vestito bene, cioè ce ne volevano due per farne uno. E invece questo modello, che si chiama Straight Cropped, stile un po', beh, è Levi's 501, quindi è un modello a vita alta, di un tessuto non elasticizzato e dritto, quindi con una gamba dritta stretta in fondo. Mi è piaciuto, ed è questo qui, è proprio il classico jeans, vedete, a vita alta, cioè sembra proprio il, ce l'avete presente il 501 di Levi's? Cioè sembra proprio quello, se avete presente, avete mai portato il 501 di Levi's, è uguale, forse un po' più stretto in fondo, no, anzi è un po' più stretto in fondo, questo a 19, cambia il prezzo perché questo è a 19,99 euro. Poi un modello di Chiabì, è volato, però costa 18 euro ed è un mom jeans, semplicissimo, di un punto, di un lavaggio di azzurro blu che mi piace un sacco. Io ho preso la 38, che è un 42 italiana, ma veste grande, perché io non sono una 42, io prendo la 44 di solito italiana, e invece qui ho provato la 44, ma era un po' grande, mi faceva le pieghe, ho detto ma proviamo ad infilarci nella taglia più piccola. Ed è perfetto, giustissimo, ed è un mom jeans classico, anche questo a vita alta, e veste benissimo. Infatti voglio andare a vedere se ce ne sono altri di questo modello in magari altri lavaggi di colore, anche perché ragazzi 18 euro ben spesi. E l'ultimo jeans è questo di Zara, 19,95 euro, mamma, 6 centesimi questi, ed è invece un blu scuro con un lavaggio appunto blu scuro, ma la particolarità, non l'ho ancora indossato, è appunto di essere uno di quei modelli che arrivano sotto il polpaccio, sopra la caviglia, scampanati, il classico modello a campana, quindi non è un jeans stretto, non è un mom jeans, non è un boyfriend jeans, ma è appunto un modello di quelli, oddio come si chiama, i culotte, è un jeans a culotte. L'ho preso come jeans da mettere tutti i giorni adesso in primavera, perché comunque poi il punto di blu si sposa bene, soprattutto con quella maglia a righe e con quel sabò a righe che ho. Bene ragazzi, questo era tutto quello che avevo da farvi vedere di shopping, giuro e prometto che se faccio ancora altri acquisti, che sicuramente farò, vi farò dei video un po' più brevi, un po' più aggiornati. Non vi ho fatto i try on perché io non amo quel genere di video, nel senso che non mi piace guardarlo. Mi rendo conto che quando guardo i video haul sono sempre i pezzi, vado avanti in quei pezzi lì, perché tanto, a meno che uno non abbia il mio stesso fisico, la mia stessa altezza, proprio le mie stesse forme, è difficile che, sì, possiamo immaginare come ci sta, ma l'immaginazione ce l'abbiamo, almeno io ce l'ho, anche se non li vedo indossati. Quindi niente, vi mando un bacio e vi aspetto al prossimo video. Ciao.